Oggi per sportbiciò.com abbiamo davanti al lago di Oronzo, abbiamo l'occasione di intervistare il presidente della federazione, ma lasciamo che sia lui a descrivere in due parole chi è. Grazie a te di questa opportunità e di salutare tanti giovani, penso. Quindi brevemente chi sono e che cosa faccio. Luciano Buonfiglio, nato a Napoli, napoletano, orgoglioso di essere napoletano, fiero di essere cresciuto a Milano, sposato con una fiorentina, due figli meravigliosi, Daria che è avvocato e Marco, laureato in economia e commercio, responsabile per i grandi eventi sportivi in Italia per una famosissima casa di bibite. E sono il presidente della federazione più bella al mondo, la Federazione Italiana Canoa Kayak, che svolge tutte le attività che fanno capo alla pagaia, dalla velocità come questa di Auronzo, allo slalom che si fa sui campi di Ivrea, di Valstagno, di Città di Castello, su tutti gli splendidi fiumi italiani, la discesa che ci porta ogni anno decine di medaglie ai campionati europei e mondiali, canoa polo che ospiteremo quest'anno per la terza volta in Italia i campionati del mondo a Siracusa, la maratona dove in questo momento a Pontevedra stiamo facendo i campionati europei e puntiamo a due medaglie, e la paracanoa, anche la paracanoa è una specialità olimpica che addirittura abbiamo qualificato tre atleti per le Olimpiadi di Rio. Quindi una intensissima attività che copre tutto il territorio italiano con oltre 300 società iscritte alla federazione, con oltre 16.000 tesserati. È uno sport giovane, infatti la maggior parte dei tesserati è tra i 14 e i 18 anni. Uno spettacolo è quello che vediamo ogni anno ad Auronzo, dove più di 1.000 allievi e cadetti di tutta Italia partecipano alla fase finale del canoa giovani, e così di seguito potrei parlare per 8 giorni delle attività che fa la federazione, però è anche giusto dare due numeri oltre ai tesserati. Siamo una delle poche federazioni che investe il 77% del suo budget per l'attività e il 23% per la gestione. Quando sono stato eletto presidente, si investiva il 45% per la gestione e il 55% per l'attività. Questo vuol dire che attenzione il Consiglio federale ha dedicato agli atleti, ai tecnici, alle società sportive. E questo è un fattore determinante per aver raggiunto tutti i nostri successi. Che risultati avete ottenuto durante il suo mandato? Partiamo da quelli più belli. Le medaglie d'argento e di bronzo a Pechino, ma quella che mi sta nel cuore, senza nulla togliere a tutte le altre medaglie, è quella di Daniele Molmeggi alle Olimpiadi di Londra. Ma le medaglie più belle sono quelle che devono ancora venire. Noi, il nostro medagliere ci pone in cima alle classifiche di tutti i tempi, perché prendiamo medaglie nella velocità, prendiamo l'anno scorso due medaglie d'oro ai campionati del mondo junior, per esempio, e nel mondo della discesa 7 medaglie agli ultimi campionati del mondo, canoa polo in questo momento altre 4 medaglie di bronzo, potrei dirne tantissime. Ma per il mio spirito e per chi è a fianco a me, la medaglia più bella è quella che deve ancora venire. Quando scendi con il piede dal podio già devi pensare a come risalirci nel più breve tempo possibile, e questo è uno stile di vita, perché qualsiasi cosa fai la devi fare da protagonista e non da comparsa. E noi che rappresentiamo l'Italia dobbiamo essere un modello di comportamento non solo in acqua ma anche a terra, e quindi per essere un buon esempio per i nostri atleti, per i nostri tecnici, soprattutto i dirigenti federali devono dedicarsi al 100% con spirito di servizio a tutti quanti voi. Questo presuppone passione, entusiasmo, determinazione, competenza, voglia di costruire qualcosa di solido. Per questo sono orgogliosissimo di essere il presidente della federazione. Visto che la sua candidatura sta finendo, ha intenzione di ricandidarsi? Come tutte le cose che ho fatto e che farò nella mia vita, non le faccio mai da solo, perché da solo puoi fare, ma non puoi far bene. E quindi
con la squadra che ho, con l'80-90% della squadra che è con me, continueremo a candidarci al servizio delle società per continuare ad ottenere sempre maggiori successi e intervenendo con maggiore determinazione in quei settori che meritano attenzione, e soprattutto sulle attività del territorio, dove cercheremo di dare ancora più autonomia economica e organizzativa. Poi, quali sono i suoi obiettivi a breve e lungo termine? Gli obiettivi a breve termine sono soprattutto quelli di far lavorare e di mettere nelle condizioni migliori possibili i tecnici delle società, perché nel momento in cui tu riesci a costruire un percorso premiante per questi tecnici, sicuramente loro riescono a produrre sempre migliori atleti. Tu vieni dal Lago Maggiore. Dal Lago Maggiore. Ci sono società storiche come la Polisportiva Verbano, come la Canottieri Ultra, un po' più là c'è il Merdozzo, sono società che da sempre, grazie ai loro tecnici, mi perdonino gli altri, non mi fa piacere ricordare Guglielmi, mi fa piacere ricordare Carletto, mi fa piacere ricordare Calderoni, mi fa piacere ricordare Mittino, sono persone che con tanta passione, con tanta determinazione, con tanta competenza hanno tirato fuori sempre dei campioni. Quindi il mio obiettivo, l'obiettivo del Consiglio federale, sarà quello di mettere in condizione questi tecnici di lavorare ancora meglio nei loro club. Questo non vale solo per il Lago Maggiore, ma vale per tutte le società italiane. Ok, grazie mille, io la ringrazio. Grazie a te, in bocca al lupo a tutti.